Ed eccoci quindi pronti per accogliere il nostro giudice. Arriva dall'Ungheria, from Hungary, András Korot. Thank you very much. Ed ecco a voi giovani del primo raggruppamento, quello dei cani da pastore Bovari, esclusi Bovari Svizzeri. Pastore della Brim. Cane lupo di Sarlos. Cane lupo cecoslovacco. Pastore australiano. Smooth Collie, Rough Collie, Border Collie, Welsh Corgi Cardigan, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, che perché il nostro giudice sceglierà un finalista per ciascuno dei 10 raggruppamenti. In questo caso abbiamo dei soggetti di età compresa tra i 9 e i 18 mesi. I soggetti di questa età possono prendere parte alla disputa del titolo di migliore di razza, per cui con maggiore probabilità per le razze più rare magari rivedremo qualcuno degli splendidi soggetti che stanno già sfilando davanti ai nostri occhi come miglior giovane. Preselezione rappresenterà i pastori giovani, il pastore australiano. Il Risen ha vinto i gruppi, il gigante, non il nano. Ed ecco voi il secondo raggruppamento, cani di tipo Pinscher Schnauzer, Mulo Soidi e Bovari Svizzeri, l'Alano. Pastore del Caucaso. Bovaro del Bernese. Bull Mastiff. Cane Corso. Terrier Nero Russo. Mastino Napoletano. Schnauzer Gigante Nero. Standard Schnauzer Nero. Schnauzer Nano Bianco. Schnauzer Nano Nero. Sharpei. Zwergpinscher. Secondo raggruppamento rappresentato da molte razze, è uno dei raggruppamenti che ufficialmente riconosce un numero decisamente elevato di razze perché racchiude più tipologie, come il nome stesso del raggruppamento sottolinea. Il cane corso per presentare i giovani del secondo raggruppamento, ma il pubblico di Reggio Emilia continua ad applaudire per i giovani terrier che stanno per entrare nel ring.
a cominciare dal Irish Terrier. Wire Fox Terrier, Irish Soft Coat and Whitten Terrier. Bedlington Terrier, Jack Russell Terrier, Staffordshire Bull Terrier, English Bull Terrier, Yorkshire Terrier. Ed è tutto per il terzo raggruppamento, quello dei Terrier. Who will stay with us? The Bedlington. Bedlington Terrier resta con noi e siamo quindi pronti per accogliere i migliori giovani del quarto raggruppamento, quello dei bassotti, a cominciare dal bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, bassotto nano a pelo duro. Il nano a pelo duro si ferma a rappresentare i giovani bassotti ed ecco voi i cani giovani, ovvero di età compresa tra i 9 e i 18 mesi del quinto raggruppamento, cani di tipo Spitz e Primitivo, Alaskan Malamute, American Akita, Lapin Koira, Thai Bankyu Dog, scusate, razza rarissima, originaria dalla Thailandia, Siberian Husky, Samoyedo, Akita Inu, Podenco Ibithenko, Lapin Koira, Karjalanka Rokoira, Shiba Inu, Spitz Piccolo Bianco, Spitz Nano, molto rare presenti in questo ring. Il nostro giudice sceglierà di rappresentare i giovani
Akita Eno. Un grande applauso per gli altri splendidi giovani del quinto raggruppamento. E siamo pronti per procedere con i cani del sesto raggruppamento, ovvero Segugi e cani per pista di sangue, a cominciare dal Bloodhound, Ocean du Saint-Hubert, Dalmata, Rhodesian Ridgeback, Basset Hound, Rhodesian Ridgeback si ferma a rappresentare il sesto raggruppamento. E per il settimo raggruppamento, signore e signori, Esposizione Internazionale di Piacenza 2016, Weimaraner a pelo corto, Bracco Italiano Ruano Marrone. Ed è tutto per il settimo raggruppamento. Il raggruppamento dei cani da ferma. Weimaraner si ferma e siamo pronti per i soggetti dell'ottavo raggruppamento, a cominciare da Field Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Golden Retriever, American Cocker, Labrador Retriever, English Cocker Spaniel, Perro de Agua Español, English Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo, quale sarà il soggetto che rappresenterà i cani da cerca, da riporto e da acqua? Classe giovani. Lagotto Romagnolo. Ed eccoci quindi pronti per i cani da compagnia. Barbone, Grande Mole, Bianco. Boston Terrier. Maltese. E Pagnol Nano Continentale Papillon. Shih Tzu.
Quale degli splendidi giovani cani da compagnia si fermerà con noi? Il barbone grande mole, bianco. Siamo giunti al decimo raggruppamento, quello dei levrieri, che vede sfilare per i suoi giovani il levriero afghano. Greyhound. Azuak. Whippet. Piccolo levriero italiano. Resterà con noi il Whippet. Un grande applauso agli altri giovani levrieri. Prego i finalisti di disporsi. Nella posizione del proprio raggruppamento. 10 finalisti per il titolo di miglior giovane dell'Esposizione Internazionale Canina di Piacenza 2016, organizzata in collaborazione col gruppo Cinofilo Reggiano qui nei padiglioni della Fiera di Reggio Emilia. Vi ricordo i finalisti, cominciamo quindi con Pastore Australiano, Cane Corso, Bedlington Terrier, Bassotto Nano a pelo duro, Akita Inu, Rhodesian Ridgeback, Bracco di Weimar a pelo corto, Lagotto Romagnolo, Grande Mole Bianco e Whippet. Ovviamente i soggetti vengono valutati in stazione e in movimento. Ricordo agli appassionati che non conoscono ancora bene i regolamenti che nessun soggetto durante le esposizioni viene fatto vincere contro l'altro soggetto. Il giudizio avviene come corrispondenza allo standard di razza, che descrive le caratteristiche ideali dei soggetti appartenenti a ciascuna razza. Il soggetto che più si avvicinerà al soggetto ideale descritto nello standard sarà il vincitore. Cane Corso presentato davanti al nostro giudice. Mentre sul tavolo vediamo un Bedlington Terrier. I veterani nel pre-ring. Attention please, best veteran in collecting ring, thank you. Bassotto Nano a pelo duro.
Ed ora Akita Inu dal Giappone con furore. Rhodesian Ridgeback. Bracco di Weimar a pelo corto. Lagotto Romagnolo. Barbone grande molle bianco. Whippet. Il giudice invita a un grande applauso per questi splendidi 10 finalisti del miglior giovane dell'esposizione internazionale canina di Piacenza 2016. Terzo posto per Cane Corso. Secondo posto per Whippet. Il vincitore
del titolo di miglior giovane dell'esposizione internazionale di Piacenza è il pastore australiano.